Oh, raga, andiamo avanti con un po' di missioncine su Need for Speed. Cosa stiamo facendo? Stiamo per fare le missioni di derapata, quelle che si trovano qua. Andiamo avanti. Tra l'altro ho scoperto come mai ho questa macchina, la Skyline, di livello 326, mi sembra. E semplicemente, niente, ho giocato Need for Speed, quello precedente, perché ha completato, giocato il titolo precedente, gli viene data questa macchina. Effettivamente questa macchina è decisamente OP, è macchina che posso utilizzare solamente nelle gare da corsa, ovviamente, ed è decisamente OP perché ora contate che io sto giocando, sono ancora le prime gare ovviamente, e me ne sto facendo con auto di livello 166 per quanto riguarda le altre tipologie di gara. E con questo effettivamente le gare di corsa sono molto 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 più semplici. Abbiamo una velocità che è incredibile. Andiamo alla prima gara di derapata, insomma, facciamoci, no, la seconda gara, perché al termine della partita precedente ne avevo già fatta una, quindi continuiamo con le gare di derapate. Poi avremo anche questa qui, ma ci pensiamo più avanti. Andiamo a derapare. Niente, prendiamo la nostra Porsche. Tra l'altro ho fatto anche qualche gara. Non lasciare la strada salita per più di 2 secondi. Proviamoci. Anche se sono un po' fuori forma, che è un po' di giorni che non entro su sto gioco. Batti il punteggio e ti unirei alla rivoluzione. Per fare che? Annientarli a derapare. Che stavo dicendo? Forza, forza. Ah sì, ho fatto una stream, ho fatto un po' di gare in multigiocatore, però raga, finché hai macchine così, cioè, non c'è speranza di vincere. Dobbiamo livellare un po', acquistare macchine in single player, perché poi le macchine sono le stesse. Quindi ora ci siamo. Insomma, non perfettissime, ma ci stiamo riscaldando e il punteggio dovremmo portarla a casa tranquillamente. Ben fatto, Mac. Proprio ben fatto. Ah, traguardo l'abbiamo già ottenuto. Quindi andiamo avanti. Via. Riposo, soldato. Non so se abbiamo vinto la scommessa, l'abbiamo presa. Ottimo. Buono, buono. Speed card. Vediamo se riusciamo a montare qualcosa di carino. Cambio, livello 3. Montiamo. E andiamo alla prossima. Comunque, le gare di derapata sono quelle che mi piacciono di più in assoluto. Non male. Ok, la prossima. Cos'è qua? Non vi vedo protestare per i bolidi capitalisti che usate per derapare. Rivenditore corso. Ah, tra l'altro poi c'abbiamo questo da fare. Questo secondo me è figa. Prova tempo. Andiamo, è qua vicino. Vai. Non vedo l'ora di provare da derapata qualche auto più figa. Vai. Livello 178 questo, mi pare. 167. Oh, accettiamo. Che cosa devo fare? No, non ho letto. Derapa 400 metri. Sfinirmi con citazioni da Marx. Vai. Bene.
Va piano, quindi è difficile mantenere la derapata sempre. Ho bisogno di più velocità. Posso usare un po' il turbo per accelerare, ma... Oh, queste mi piacciono, vorrei solo un'auto più veloce. Grande! Ma a breve arriverà. E qua qualche derappatina si poteva fare con un'altra auto. Non posso fermarmi. Oh, qua c'è una bella curvetta, eh? Male. Male. Questa male male. Ok, posso farcela. Forse qua devo andare di freno a mano. Io anticipo troppo. Anticipo troppo le derapate, perché penso già. Ragiono già con un'altra auto. Questo è il problema. Con questa devo partire un pochino più tardi. Perché purtroppo lei non prende velocità, è sempre questo il problema. Potrei farlo anche a occhi chiusi. Continua così, Mac, vai alla grande. Importante non toccare. Si torna indietro, si torna indietro, vai. Bello, vai. Oh sì! Cosa devo fare? Ah no, ma il punteggio l'ho già battuto. Allora, puntiamo sempre più in alto. Spero che la banda mi stia guardando. Ah, questa, questa qua è la stessa di prima. È la stessa di prima. Dai, dai, ci sta, ci sta. Risultato? Ma come hai perso? Mono derapata 400 metri. Ah. Forse dovevo andare di NOS per prendere velocità e poi buttarmi con una derapata in modo da prendere la curva in anticipo. Vabbè, dai, non fa niente. Abbiamo perso 1500 dollaroni. Prossima gara. Dove si trova la prossima gara? Giù dal fiume. Ci vediamo alla prossima. Interessante. Ehi, vecchio amico mio, vai alla grande nel cambio radicale. Bene, bene, bene. Marcus Weir, lo scommettitore. Stai puntando su di me. Certo. E come vincente. È ovvio. Il cambio radicale non piacerà. Macchina di merda. Auto migliore, la tua auto raccomandato 150. Ah, ma senta pure tranquille, 175. Derapa continuamente per 500 metri e batti. Continua così, traguardi. Batti i punteggi. Il tuo ruolo nel cambio radicale si chiarirà poi. Continui a dirlo, ma io vedo solo dei ragazzini che fanno casino. Ma vedete che porca vacca, non va. Non va, 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 non va. Avete visto? Qua non posso derapare. No. Vai, vai, tieni sempre in derapata. Consumiamo queste gomme. Sto spaccando tutto. Non si può competere con me. Non perdere la calma. Sono un vero talento. Ok, ora si fa sul serio.
Bella, qua sta andando bene, raga. Qua sta andando bene. Le gomme le stiamo consumando per bene. Questo deve essere Tarek. Ah, qua non c'ho abbastanza velocità. Qua non c'ho abbastanza velocità. Ce l'abbiamo fatta? 500 metri. Mano derapata. Oh, 384. Abbiamo perso i soldi. Boh, non lo so. È difficile, eh? È difficile. Mano derapata, devi continuare a passare da una derapata all'altra. Ah no, mono derapata. Mono derapata vuol dire che devo fare un'unica derapata, forse. Non posso switchare da destra a sinistra. Boh, non lo so, non ho capito. Oh, ehi, ehi, aspetta. Che succede? Lavori per lo scommettitore, un padrone capitalista che vogliamo eliminare. Sei impazzito? Ci sta aiutando a sconfiggere la loggia. Lotti contro la loggia? Beh, quando non vi sto umiliando sulle strade di tutto il paese. Ok. Forse ci vedremo ancora. Andiamo alla prossima. Ultima gara. Ah, ho scoperto come si suona il clacson. Raggiungi la velocità di 200 e batti. Accettiamo. 210. Non so se ci arriva sta macchina. 210, sì, dai. Batti il punteggio. Andiamo. Comunque io in alcune curve secondo me sbaglio perché premo sempre il freno. Bella sta pista, oh. No, cazzata. Tieni. Vai così, Mac. L'ho recuperato usando il turbo. La macchina aveva rallentato bruscamente. Ma c'ero rabo quando lo vedo. I suoi consigli sono i migliori. Potrei stare qui tutto il giorno. Aia, a questo l'ho perso. Qua? Qua non capisco. Non capisco la pista com'è. Bene così. Continua a non mollare. La mia corsa migliore degli ultimi tempi. Teniamoci il per due. Abbiamo toccato. Frena. Ah, peccato. Potevo fare molto di più se non toccavo qua la pena. Potevo fare molto di più. Ho toccato la ringhiera alla fine, ma è stato fatto anche di proposito, perché ho detto quella la spacco. Non mi dà il malus, e invece sì. Che succede? Ah no, cos'è? Che è? Finisce l'evento in un minuto e tre. La tua storia regge. Supera il test e parleremo. Venimo, vedemmo e lo... Ti prego. No.
Dobbiamo fare 36.000, però qua dobbiamo puntare anche sul timing, eh? Non sono solamente punti, dobbiamo andare anche veloci. Dobbiamo andare veloci e fare punti. Vai così, Mac. Non toccare. Entri davvero in gran forma. Non toccare. Oh, questa è stata dura. Sto spaccando. Ben fatto, Mac. Proprio ben fatto. Ok, il punteggio traguardo ce l'abbiamo fatto. Ora acceleriamo un po'. Dobbiamo arrivare lì entro un minuto. Ah sì, qui è l'unità 23. C'è qualcuno qui che sta proprio spaccando di brutto. Passo e chiudo. Ah beh, ma un minuto, siamo già arrivati. Ben fatto, soldato. È tutto per ora. Anche la sfida l'abbiamo presa, vero? Sì. Freni monoblocco. Potenza dei freni, risposta dei freni. Capacità nitro, potenza nitro. Scendi giù. Allora, questa qua non la vendiamo. Vabbè, mettiamola. 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 Anche se mi toglie il nitro e su sta macchina, cioè questa qua. Va bene quella carta, è figa, però su un'altra auto. Ho hackerato i tuoi file. Niente di losco, a parte un arresto da. Ha ricevuto una consegna base. Hai accesso ai cambio radicale. Hai hackerato i miei file. Dovevo assicurarmi che non fossi un infiltrato. Un infiltrato? Bello, devi rilassarti un po'. Forse dopo. Adesso è il momento di tornare in città. Ci aspetta una guerra. Ehi, in quei file c'era anche la mia cronologia. Ok raga, questa è fatta. Base. Vediamo la consegna in base. Acquistare garage. Costo 35.000. Sì dai, 35.000. Che siamo pieni di soldi. Accedere al garage. Ok. Che ci danno in base? Questa? L'Audi? No, l'Audi l'avevamo comprata. Porsche. Non ho capito sinceramente. Non ho capito. Vabbè, dai, fa niente. Andiamo a farci la garozza quella a tempo. Ok, fino qua. Ops. Eccoci qua. È ora di affrontare la sfida di Titanium Trial. Vai al canyon come Joyce Miller in un Audi. Adesso qua mi danno l'auto quella micidiale. Io non la so tenere perché passa auto di cacca. Raggiungi. Non ho capito. Fa niente. Castro ti invita a tre nuove prove a tempo a Fortune Valley. Ma chi è il pilota più bravo al volante delle auto personalizzate da Castro? Scusate, eh? Mostra chi è il più bravo. Ah, ok. Mostra chi è il più bravo al volante delle auto personalizzate da Castro. Va bene. Vai. Questa spinge, eh. Questa spinge. Ah, ma è una gara. Un attimo. Riavviamo. Un attimo. Qua mi sa che questa dovrò tentarla più volte. Devo imparare bene la mappa qua, mi sa, eh.
merda. Potevo spingere anche un po' di più quel nostro, eh? Potevo spingere anche un po' di più. Ma sono andato un pochino fuori strada. Dai, allora. Spinge o no quest'auto? Vai. Il nostro me lo devo finire. Avere saputo che ci fosse stato questo rettilineo in anticipo, sarei arrivato con il nostro pieno. Mi schianto, non è vero? Dove devo andare? Sto trattenendo il respiro. Vai, andiamoci. Oh, che cazzo. No, dovevo andare. Vai. Gira, bene, bellissimo. Vai, non toccare. Ok, teniamoci il nostro qua. Vai. Ah, peccato averlo usato un po' all'inizio. Lo vado a sbattere malissimo. Questa... Ho perso un po' il controllo. Vai, sgasa. Raga, la prima volta. Se non conosci la pista è tosta qui, eh. Non so se ce l'ho fatta, non so quanto ho fatto. Ok, quindi ce l'abbiamo fatta. Traguardo, velocità, scommesse bonus. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta, buono. Ah, qua c'è un'altra. Ok, andiamo a farle, mi piacciono queste. Mi piacciono, dov'è la prossima? Dall'altra parte del pianeta. Andiamo in città, raga. Andiamo in città e finiamo le gare derapate. Nella civiltà ci aspetterà qualche derapata figa nella metropoli. Cambia auto, Porsche, non è che ne abbiamo tante altre. Oh, questo qua è il boss. Benvenuto all'operazione Mela d'Oro, soldato. Oggi infliggeremo un duro colpo alla loggia. La loggia installa nuovi apparecchi di sorveglianza in città. La tua missione è distruggerli prima che siano attivati. Ma? Serviranno velocità e estrema precisione. Aspetta! Tu vuoi che derapi e distrugga cose? È questo il mio incarico. È difficile. Come faccio a derapare? Ottieni
Oggetti bonus, moltiplicatore, mentre gravi per massimizzare prima il tuo moltiplicatore. Ci sono robe per la strada, dobbiamo Insomma, farle. colpisci duro e poi È svampa. difficile, Buona fortuna. Vai, eh. Più che vai. altro è capire. Eccolo qua, moltiplicatore. Trova l'angolo giusto. Hai cominciato male. Devi riprendere il ritmo. Non è facile per niente questo. Ora ci siamo. Datti da fare, soldato. Ma la vuoi smettere di chiamarmi così? Il problema è... Eccolo. Si va? Perché così al primo giro qua. Ma tu sei irreale. Al primo giro, al primo tentativo, sapere già dove sono. E prendere la traiettoria giusta e andare veloce. Derapate e ribellione. Che legame hanno? Derapare e giocare con il controllo. Ah, niente. La prepotenza è caos. Il tipo sociale degli sport. Un bel discorso. Forse l'ho anche capito. Su. Niente, quello l'ho perso. Cavolo. Capisco distruggere l'attrezzatura della loggia, ma perché derapare? Materiale da reclutamento. Accende gli erbi. Impossibile di sapere. Ci sto prendendo la mano o sbaglio un po'? Morire. Ci sto prendendo la mano. La vittoria è alla tua portata. Fai così. Quello con la curva a 360. Quello era imprevedibile, cioè manco o sai che c'è oppure non lo prende. Quello che ho mancato prima. Non so se ce l'ho fatta. Sbirrantes. La polizia, c'è la polizia! Caspita, non me l'aspettavo. Un sospetto individuato, chiediamo rinforzi. Roger, rinforzi in arrivo. Partire dalla città, Beck, non farti prendere. Dove devo andare? Va verso l'autostrada, ci inventeremo qualcosa. Abbiamo un secondo soggetto in fuga. No. Richiediamo rinforzi. No, no, no. Cerchiamo di colpire il soggetto. Aia. Non mi prenderanno vivo. Vai, 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 vai. Ricevuto Adam 13. Dai, gli sbirri sono un po' stupidi comunque. Ok, pensa. Cosa farebbe Jesse? Devasterebbe i poliziotti e starebbe calma fino a trovare una via di fuga. È un piano. Ok, uno Adam 6. Ho sbagliato. Ah, ma la strada, io non è che devo per forza seguire la strada. Poi comunque mi dici dove andare. Posso anche sbagliare la strada. Anche un'auto che è un carro armato. Queste ci sputano. No, no, no. Richiediamo nuove unità per la ricerca. Ottimo, soldato. Grazie. A 13 non riusciamo a stargli addosso. Abbandoniamo. Ah, merda. Merda. Cazzo, non riesco a capire dov'è la strada. Ce l'abbiamo fatta. Mac, tu sei una maledetta scheggia.
Ce l'abbiamo fatta? Sul finale qualche bottarella ce l'ha sempre portata a casa. Scarico per 6. Potenza, atterraggio, cavalli, velocità massima. Montiamo. Che è sta schifezza. Port focus. Questa non è che mi garba più di tanto, ma questa è un'utilitaria. Oggi abbiamo inferto un duro colpo al nemico. Indizio catorcio. Già, niente male davvero. Ci hai dimostrato. In Culandia. La tua guerra sarà la nostra. Avrai il nostro aiuto. Ne sono felice. In Culandia tra i monti. Sì. Anche tu. Ok. Che facciamo? Ci facciamo una fugazza prima di salutarci? Dai. Proviamola. Cambia auto. Ok. Jess, la gnocca. Che c'ha quest'auto qua, che è un Audi di merda. Cioè, nel senso, è una macchina anche bella esteticamente, a me piace, però... Derappa per 300 metri e scappa prima che scada il tempo. Ma no, derappare con quest'auto... Andiamo. E tu chi sei? Sono l'autista. Mi chiamo Miller. Ramirez. Piacere di conoscerti, Ramirez. Ora che ci siamo presentati... Sfascia morti della polizia. Puoi seminare gli sbirri. Sono stata pagata per un trasporto. La polizia non è compresa. Avete visto sulla mappa piccola? Ci sono anche le strisce. Ci sono anche le strisce pedonali. Siete dei pazzi! Cosa potete dirci sul veicolo sospetto? Il veicolo è una Audi S5. Ah, un inseguimento, costa il triplo. Il triplo. Posto di blocco. Posso arrivare al doppio. Allora accosterò qui. Aspetta, ok, il triplo, ma non fermarti. Non va, questa macchina non va. Sono emozionanti, eh? Ti stai divertendo? No, merda. Ci sono le strisce chiodate, raga. No. Un attimo, devo capire come superarle. Ce l'abbiamo. Ok, di qua. Riprendiamo l'inseguimento, già seminati. Roger, l'inseguimento ancora in corso. Cioè, se prendo le strisce chiodate perdevo. Stiamo bloccando le strade. Vai. E vai a fare in culo. Vai a fare in culo. Boom. 1 ad 13, fornire aggiornamento posizione. Si dirige a nord attraverso bombe. Ricevuto. Procedete con cautela, abbiamo collocato le barriere. Ma guarda te che rompicoglioni. Posto di blocco, vai. Che cosa ci trova in te? Sei solo una spericolata. Non so di chi parli. Davvero? Mi pagano, non mi interessa altro. Vai a fare il culo. Oh, là, un altro fuori dalle palle. Dove ti trovi? Dovete fare di meglio. Ok. Questo ho fatto tutto da solo, ma non ci lamentiamo. Ora dobbiamo semplicemente raggiungere il traguardo. Madonna, ancora polizia. Vabbè, ma la polizia continua ad arrivare.
Cioè tu la spacchi per prolungare il tempo in realtà. Cioè basta. No, però spaccarli un po' ti dà una mano a, anche a, a guidare meglio, eh. Comunque mo le seminate. Non so se ho derapato. La derapata mi sa che l'ho... Ah, ce l'ho fatta. Traguardo 869. Ma il totale, mi sembra di aver fatto una derapata da 869. Va bene, va bene, raga, ci salutiamo qua. Io come sempre ho il turbo, bella là. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto. Se vi va di supportare il canale fa sempre strapiacere, importantissimo, mi raccomando, con un like, un'iscrizione, e ci vediamo alla prossima. Bella.